porto qualcuno da un posto ad un altro. Una volta prima non ci spiace perché Finuzza e Poggio l'ho donato a te. Sì, sì, è una parola. Bene, genio, ma quando si è voluto qua mi pare non sbaglio che se te lo pure a fare gli amici non mi sbaglio. Non sbaglio, mia padrona, li ho fatti venire io, avevo paura che ti sentissi solo. Ragazzi tuo, niente. Ma tu si trovi sicuro, sicuro, sicuro che cazzo mi ne lascio, eh? Ma perché i cammelli fuori non l'hai visto? E dimmi un'altra cosa, tu dici la famiglia mia, ma come me l'hai fatto qua? Mica hai trovato di là nel grido di te. No, 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 sono qui anche loro. Però devo dirti una cosa. Io ho studiato da genio in una scuola di corrispondenza e certe cose non mi riescono troppo bene. Poi ci mancava solo genio che era studiato da genio. Che combinati a me? Ecco, solo tu sei cosciente di quello che sta accadendo. E gli altri no. E gli altri, oltre a non ricordarsi più nulla della loro vita precedente, sono già impegnati nella vita e ognuno ha preso il posto che più assomiglia al suo canale. Ma sì! Mio marito è diventato un padrino! Stai tranquillo, mia padrona. Tuo marito è l'emiro di questo posto. Quello che hai detto è vero, ma non ne sa. Tu sei una delle sue quattro mogli. Quattro! Povero cammino di me! E che pure non ce la fa! Hai dicendo delle cose pesate, mia padrona. Perché? Tu conosci mio marito meglio di me? Genio, sto finta madre, si mi scusa. E la prima cosa che fa quando ci hanno appuntato, sai qual è? No, perché le sa dormire. E la seconda è che le si danno di nero. E quindi? Forse quando era il suo paese, non qui. Tanto? Qui deve tenere alto il suo decoro e non portare segni di debolezza, altrimenti i sudditi si ribellerebbero. Cosa deve tenere alto? Alto il suo decoro. Ah, allora che lo scugnetto non mi mette il cuore. E allora quando è una carta ce l'ho pure la pistolera, no? Calmati, calmati, oh mia padrona. Sento dei rumori, adesso te li presento una a due. Sì, sì, sì. L'eminentissimo Emiro soprano, vada dalla sala. La madre delle mie, la salamessa. La nipote delle mie, la salamessina. E un tutto di corte. Hai chiamato. La figlia delle mie, salò e baccalò. La favorita delle mie, bella di papà che vecchia. Bella di papà che vecchia, e chi è genio? Sei tu o mio padrone? Per tutti che mi avevano uniti e sciolti. Ma dove sono le altre mie tre mogli? Sa che li canti all'astra, la calanda, calaco, ma callista, la bici, la maccia, la buccia, si la passa. Lupo! Ti ho detto tante volte di rimanere in italiano. Sei tagliato, il pubblico capisce mio. Che c'è lì? Eccellentissime mie. Volevo dire che le altre due dei voi sono andate a bagni turchi a rinfrescarsi un pochettino. Io non capisco questo tutti i giorni ai bagni. Questa cosa non la vedo chiara. Stai sereno, figlio mio, tu lo sai che le due tre mogli te l'ho scelte io, una dopo l'altra. E per finire, questo genio di papà, che la chiama?
Sì, lo so, purtroppo, lo so. Io non riesco a capire come mai non ti fai a fare i tuoi. Però gli schiavi da te, li sai scegliere, eh? È un lupo! La comanda niente, eccellentissimo Emilio. Sì, signore. Vai, tagli tutti. E controllo un po' la situazione. E fammi sapere se trovo qualcosa di strano. Vieni subito a riferire, hai capito? E mi raccomando, non ti fermare al mercato delle schiave. Perdonatemi, eccellentissima, c'è la mia collezione, di qualche fastidio. Non è che mi dai fastidio, però io non riesco a capire che se ne fa uno come te di 27 schiave di acqua. Evidentissimo, 29. Altre due? Tu appena comprati. E che ne fa ognuno tiene in mano di soia a me pur si pensa vedo mi piace stare sempre di femmina vabbè ho capito vai e torna a riferire hai capito e noi ci ritiriamo nelle nostre strade più tardi forse. Mi fa male la testa, mi ha fatto usare un po'. Un qua! Un qua! No, la buona cosa si paga! Un qua! Mamma, tutta la casa! La c'è rompere tutta questa linea! Tutta! Al tesoro di Alibaba. Che cosa? Oddio, una collana!
Noemio, è la prima volta che mi fai un regalo così bello. Chi suvi a destra proprio buone. Ma questa è un semplice diamante che si oscura davanti alla bellezza di tuoi occhi. Ma voi lo sentite come parla a me? Oh mio Noemio, fai di me quello che vuoi. Quello che vuoi? Sì, prendi, stravazza, smasciucchiami. Aspetta che mi dai le cose. Sì, anche. Eccellentissimo, scusatemi. Fuori, ci sono le altre mogli che ti imprudenze con te. Ma proprio adesso, ma non lo vedi che sono spazzucchiamento, spazzamento? Falla ripassare. Falla ripassare, è da chi, scusate? Che altro fare il mio spirito, non capito. Ma no, è vero, dai, spazzucchiamento. Chiudi gli occhi. Sì, amore mio, di chiudo. Ah, scusate, vedi che stuccia. Hanno detto le altre mogli che dopo non possono, devono andare a bagni tutti. Vabbè, andiamo a vedere che cosa vuoi. Ma dimmi una cosa, ma che ci sa se fai? E tu? Va bene, andiamo a vedere che cosa vuoi. Pensaci due. Allora, Emilio, vieni o non vieni? Ma non lo vedi che prego tutto, Emilio? Emilio! Come sei venuta? Bocca a bocca! Bocca a bocca! Ah, sbarrona, padrona, sapessi quando è che aspettavo questo momento? Ah! Io sono disposto a sfidare il fratello Emilio. È importante che tu mi dica sì. E un Ugo, ragioniamo un attimino. Anche se io ti dicessi sì, dopo di te cosa facciamo? Giochiamo a fare le mamme? Ci faccio un hit, provare nel credere, signore. Sì, o mio signore, io sono stata incaricata di rivolgerti una preghiera. Sentiamo. Ti volevamo chiedere di stabilire dei turni più precisi per le nostre mansioni coniugali. Cosa? Voi osereste chiedere a me? Sì, o mio signore, siamo stupidi come stanno andando le cose ultimamente. Vogliamo un trattamento? Fatemi capire bene, voi vorreste essere trattati più umanamente. Ma io che cosa devo fare? Prima di tutto, stabilire dei turni precisi. Naturalmente, la tua favorita dovrà passare del tempo a casa a te, almeno il doppio rispetto a noi. Senti, ma questa cosa è proprio necessaria. Si capisce, altrimenti che favorita sarebbe? Sono discorso, non fa niente. C'è dell'altro? Veramente? Ci sarebbe un'altra piccola cosina. Allora? Dai, dai, diglielo, diglielo. Allora. Insomma, vorremmo chiederti un po' più di libertà. Che cosa? Ma se siete sempre fuori? E quando ai bagni dunque? E quando al mercato degli schiavi? E quando a quello di Vianico? Io, quando vi cerco nel palazzo, non ci siete mai, mai, mai! Come? Sì. No! Ma se siamo sempre qui! Non è vero che siamo sempre qui! Sempre! Sempre! Ah, sì! E dimmi anche che era tutti i giorni in bagno, chi ha sentiamo? Ma quelli servono per mantenere la linea! Non vorrei mica delle voglie brutte, come quelle delle mie vicino! Questa no, avete ragione! E allora, perché ci vuoi negare quelle cose? Che facciamo solo per te? Non è vero che lo facciamo solo per lui?
il problema è che mi arrivano delle strane cose al mio orecchio. Delle brutte cose che succedono ai bagni turchi. Brutte? Brutte. E chi me le dice queste cose brutte? Chi me le dice? Ah, è stata tua figlia. È stata proprio lei, sì. Dice che a scuola i suoi compagni, invece di chiamarmi padre del salato, mi chiamano padre del cornuto. Capito? E tu, per essere ragazzino? Voce, voce, voce a là. Le viro più più potente di tutta la rabbia. Ma dunque non è che usa nelle tue fedeli volte. Ah, che dici? Va, andate pure. Mi servono tutto quello che avete. Grazie, grazie. Che bravo, che brave voi. Quella strega di mia figlia, ma lo sembra male. Ma, ma la mia favore, dove sei cacciato? Eccellenza! Chiedo udienza! Chiedo udienza! Udienza e coscienza, che c'è? Lo sa c'è? Ci sta che a questo turista dobbiamo dare una lezione esemplare. E che cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Prima mi ha promesso di prendersi di della sua fidanzata, poi si è rimangiata la parola. Ah, questo è grave! È vero perché ti è venuto, stranito. Perdonatemi, eccellenza. Io sono di Napoli, non conosco le vostre usanze. Io non mi inarrabbio per trascorrere una settimana di vacanza insieme alla mia fidanzata. Insomma, è Ugo, che cosa è successo? È successo. Allora, se permettete, ve lo spiego un attimo io cosa è successo. In due parole, così si può fare. E voi, ne avete per me. Allora, io ero venuto in Arabia insieme alla mia fidanzata. Le mani, Se proprio le devo toccare qualcuno, toccate le mani. No, non voglio toccare nessuno. Io ero venuto in Arabia insieme alla mia fidanzata. Vabbè, perché trascorso una settimana di vacanza. E conosco un po' la vostra cultura orientale. Sì. Scusate, ma noi non ci siamo visti già da qualche parte. Come no? Supporre che è la mia idea di tutta la Arabia Unita. Sai quanti sessi non vuoi fregatini? Come no? Non scuso. Sono carino. Allora tu, qui stavo dicendo. Per farla breve, noi eravamo in una strada di Baghdad e quando improvvisamente è venuto il signore. Ma a proposito, ma chi è chi? L'eunuco. L'eunuco? L'eunuco di Conte. E che vuoi? Insomma, ci hanno tagliato i cascotti. Non te ne la manina! Ma prendici storia. Ma cosa devo fare? Ma come fare a castrare quelli che sono? È semplicissimo. Allora, si prende i cascotti. Io due metto un bici, poi si dà una botta secco. No! Non stai con dolore! No, no, se sei attenta alle vite non ti fai. Comunque, il castrato qua presente, ve lo dico. Ma no, guarda, la troppo con le mani però, Il castrato qui presente si avvicina e mi dice quanti cammelli volevo per la mia agnese. Allora io è vero, forse esagerato, tanto per divertirmi un poco, ti ho detto che con una trentina di cammelli da fare si poteva fare, Lui mi ha detto che siccome Agnese non è molto alto, veramente c'è una ragione. Mi ha detto che al massimo ne poteva dare 20. Io gli ho detto, maestro, guardate, che nelle botti piccole, questo vino buono. Comunque alla fine ci siamo incontrati. Alla fine ci siamo accordati con 25 cammelli e ci siamo fatti un sacco di risate. Addirittura lui se ne stava andando. Agnese l'ha chiamato, maestro, venite, venite. Che cosa c'è? Ma portate pure un coccodrillo. Andiamo via fa questo coccodrillo. Sta zitto, tu non capisci niente. Andiamo via fa questo coccodrillo. No, no, sta zitto, voglio fare una furzetta con le scale. E il resto. Lui mi ha ingannato, c'ha la lingua più fortuna, bisogna castrarlo. E stavamo ancora lì dentro, quando dal fondo della strada una miglia di polvere. Una miglia di polvere. Un polverone! Che parla d'arbo, perdono! E chi era? Stuposo! Stuposo! Con 25 cammelli hanno un coccodrillo acquizzato. E il resto ve lo potete anche immaginare. Ma voi siete proprio sicuri che non siete mai venuti in Italia? Mai! Abiti Callà! Che ha detto? Ha detto così. Non conosce questa povera. Però ci tenete con le vite. A scopo di studio, per conoscere la gente. Solo ci potrebbe stare uno, due, tre anni. Solo se trovasse qualcuno disposto a conoscere.
ha anche detto che questo paese deve essere bellissimo, perché ha sentito parlare molto bene di città come Firenze, Roma, Milano, Grotta Minacqua. Fammi sentire. Una parola sola e tutti si cose. Allora si tanta di che non conosceva l'arabo. Ali papà! Si tanta di che non conosceva l'arabo, un 7-8 di casa, scriveva lì fino con me. Comunque, se ti decidi di venire in Italia, io sarò fiero di aiutarti a casa mia. Ah, si capita là, si capita là, 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 si accicosta, si no, andiamo avanti, ma che lì, si sta là, si sta là, ma si parla di partito. Io sarei il tuo visto io. Ha detto semplicemente grazie, no, senti mi dico, sono tutto grazie. Figlio mio, sono disperato. Lo sento tu dirlo. Chi lo mette nello sento? Ah no! Ah no! Ma che dici? No, non ci fai caso, non devi essere un po' di salute. Ma insomma, è la fine di fare questo viaggio. Io devo studiare. Andoglio. Ma chi si viene? No, è che siamo tutti esauriti, non ci fate caso. Torniamo al nostro caso. Si potrebbe dire alla ragazza che ha combinato tutto questo scambio? Subito, c'è. No, la faccio vedere, come da tu. Ma rispettate. Lasciami stare, lasciami stare! Genuflette, c'è il figlio! Lasciami stare! Il primo turno, ma ci vuole stare! Andò, ma morisce nel tuo stesso cenere! Che ne saci? Andò! È un saci che stai scioccato, ma parla, dice qualcosa, dai! Ma tu hai guardato buono i marrucchi! Andò! Quella là è tua nonna! Questa qua è tua sorella! E questo qua è tuo padre! Oi! A chi assomiglia? Oh, basta! E c'è lei, ci ho chiesto giustizia! La giustizia da fare! Prendi un altro dono! No! Prendi di cosa! Carlo si va risciuto! Bella bella! Penso che ho potuto dare delle migliori! No, va bene, tutte le cammelle, 25 delle migliori! E non è molto più! Non trovo metà! Guarda via! A me se non facesse che non facciamo stare qua. Maria, pure fare qualche cosa, mica continuiamo così a perdere tempo. Senti un po', nel tuo paese che cosa facevi? Il pizzicagnolo. Il pizziché? Il pizzicagnolo. Cioè, ho mandato, vendevo le olive, le lupine, le nocelline americane. Ma guarda una cosa, ma sei capace di aspettare i coccodrilli? No, veramente no, non ci ho mai provato. Ci posso provare, ma tu mi puzzi. No, non lo io ho un'idea, facciamo aiuto un lucco. Che? Mi sento pazza, aiuto un lucco. No, no, lasciamolo così. Ma poi a te che fastidio dà? A nessun fastidio. A proposito, signorina, tu la devi smettere di parlare delle mie altre mogli, hai capito? Sono quelle che si offendono e mi trattano. Cerchiamo di farla fine. Va bene, allora. Su, vieni con me la nonna, così ti compro le stanze, vieni. Turista? Sì. Anche tu? No. Ai. Finalmente sei arrivato. Dove ti hai ricacciato? Io. Ma se tu mi hai lasciato con quello capone, leva me. C'hai ragione. Figlio mio, mi vuoi accompagnare al mercato degli schiacci? Un altro schiacco. Che mi da te serve? Andiamo bene. Chi lo cocche mamma? Chi lo cocche mamma? Appena mamma chiama, lui subito vi dice. Mamma, sta sempre al primo posto, sempre. Oh,
faccia angioletta, ci mi ride. Ma che vi credete? Che io sono stupida come l'Emilio. Silenzio, silenzio, che non ho ancora finito di parlare. Ma tu perché ci sei senza ragione? Azz, senza ragione, senza ragione. Ma se a Bagdad stanno pure i muri, che voi tre vi siete ripassati tutta la rabbia, eh? E che quando andate ai bagni turchi, l'acqua non la vedete neanche da lontano, ma i turchi molto da vicino, eh? Silenzio, silenzio, non ho finito di parlare. Guardate, che per me non vi so fare le capolite voi, perché a me non mi importa niente, perché le capacite è positiva facile. La cosa che mi dispiace è sapere che mio marito, per causa vostra, deve essere considerato il più grande cornuto del Medio Oriente, quando poi il Carmelo si matrimonò, noi non mi avrei muoverti da voi, fresco me, è tornato con una cella da sto. Io. Silenzio, non ho ancora finito di parlare. Non mi permettete più di interrompermi, perché se no, la faccio capire. Voi tre dovete fare una sola cosa, andare via di qua. Andare via? Sì, magari. Ma se non viene a sapere di Miro, si fa tagliare la testa. Ah sì, e che fa? Tanto a voi la testa non serve, che la cavità da voi è nata cosa, non è vero? E poi quando le Miro non vi preoccupate, ci penso io, glielo dico io. Quando è così? Però mi raccomando, quando glielo dici, fallo con dolcezza. Lo sai, è così sensibile, è così sensibile. Aspetto le dita e poi mi faccio riportare a casa. No, 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 non ne posso più. Coccodrilli, cammelli, altri tre mogli, polvere. No. Luca Strano, quando è troppo, è troppo. Basta, basta. No, e no. Ma mi spiego quest'ultimo schiavo che cos'è che non andava? Era prestato, tenevo tutti i denti bianchi. Per me era troppo male. Era troppo male? Sì. Ma se quella era un meglio, com'era la troppo male? Sarà stato pure un meglio, ma per me era troppo male. No, non è quello. Le tue ormai si diventano incontentabili. Quella è troppo pazza, quella è troppo classe, quella è troppo fetta, quella è troppo brutta. Oh, poi noi! E ma sei come un merda! Hai sentito come ha dato Emilio più potente in tavola? Sentito. Emilio, io avrei da dirti una cosina. Anche tu? Sì. Prima le tre mogli che gli hai scattate più umane. Poi la moglie di un nero, lo schiavo di mamma, che non va bene. Adesso tu. Guarda. Però non so da dove cominciare. Inizia dal principio, non ti preoccupare. Allora. Quelle comandi tutte e due, io sono tutti! Aspetta, calma. Parla piano piano, e riprendi bene le parole. Io non ho capito niente. Quelle popò di zuzzose delle tue mogli sono scappate con i turchi! Che cosa? Sì! Guardie! 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 Ha chiamato eccellenza? Ho chiamato le guardie! Come sta? Andate a prendere il caffè, quello è quello della pausa. Io sono stato tradito! Quelle squadine, quelle zuzzose! Ma lì sei corno, hai capito? Mi chiamata sola. Non mi rimane più nessuna voce. Nessuna voce. Non sbagliare, non parlare così, perché io non ti ho mai tradito, qua ci sono io. E non ti lascerò mai. E quello non lo perché ho voluto provare una formula per l'invisibilità.
ma adesso non so più come riapparire. A posto, di male in peggio. Genio, ma tu mi potresti far ritornare a casa mia? Quando vuoi tu, mio padrone. Ma Yeah.
siamo gli uomini! No, 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 ma che stiamo nel pezzo! Sentite, però, perché io avrei da pensare tutte le mie cose, non potete lasciare proprio a me? Sì, sì, va bene, adesso ce ne andiamo, perché dobbiamo andare a una festa in maschera a casa di Lori. Andiamo, a festa in maschera, andiamo. Ti vado a fare che sia arrivato il licitrule gigante! Madonna, Gesù, che sono strano! Una cosa così non mi è mai capitata, è così bella, è così meravigliosa. E poi, per merito di chi? Per merito dei vecchi scartini. Ma tu stai proprio con scartini? Ma, ogni tanto, ah, scartino, scartino che bella. Quando ti amo! Oh, ma buttati una capo senza mamma! Scaldino mio pezzo! Questo è peggiorato! Cazzo! Ma ti senti un po' con le occhiali? No, cammini, no! E non mi dire niente perché oggi non è più una! Ho solo voglia di piangere! Io lasciami stare! Ma voi mi sono così che mi sono qua! Cammini! Cosa c'è? Ho la voglia di piangere che non ti posso fermare! E piangi, piangi, non finisci poco, piangi, però non mi sa quella, piangi! Guarda a me, e non piangere giù, no! In fondo, in fondo, andiamo perché ci manca! Prima la bella roba! Mi perdi i figli! Che cosa ne sono la cosa, non ci sto! La collana! La collana!
brava, è 1,50 euro. Se no, tirò. Ah, non ti dico. Stacca dai sani fa. Questa era la mela originale. Coperta di finto alluminio. Che? Sì, da loro hai visto dei piatti in giù. Dei piatti in giù? E perché tu non si deve piatti? Ma tu, ma l'hanno detto in giù? No. E quello oggi a pranzo è stato due righe noi. No, come, veramente? Io non ho cucinato niente. Non lo so. Che le vuole? Mamma lo prepara qualcosa. Ma no, giusto? No, si fa la casa del costume, la veste in mascia. Pure la veste in mascia. Ma bene. Allora, la prepara qualcosa. Va bene, mamma. Thank you.